Formazione dell'uomo sul mare. Il mare genera lungimiranza e profondità d'animo. Permette all'uomo di affrontare e risolvere tempestivamente le peripezie, incentivare gli scambi economici e conoscere nuove terre ed amare il proprio topos. Dona coraggio ai giovani, togliendolo ai vecchi. Ha permesso di capire il meteo e attraverso il volo dei gabbiani, il vento e le maree. Formazione dell'uomo sulla terra. La terra è ricca di profumi, sapori, colori, usanze, giubili fescennini, libagioni, riboboli, luoghi comuni, tradizioni, suoni come il canto degli uccelli. Ha concepito l'uomo ad essere custode ed ammantatore di una propria cultura, dove il tempo si scandisce con il tintinnio ecclesiastico delle campane. Ha consentito di comprendere il meteo secondo le gocce di rugiada delle foglie e il loro movimento. Ma che stera Ma scusa, ma poesia! questo li scrivi tu? Le scrive lui, sì, Scrivo io. quando è la Ma notte, la lui si notte alza di o notte. di giorno? Di notte concepisco e Allora, di giorno partorisco. bene, allora intanto però occorre salutare, buonasera, Buonasera a grazie al tutti. pubblico che è presente con noi questa sera in misura, diciamo, massiccia diremmo, rispetto al piccolo. Ci troviamo qui nella sala dell'Associazione Teatro Stabile di Augusta. Mauro Italia e compagni che ci ospitano e noi siamo grati di questa ospitalità per questa quarta puntata di questo nostro talk show in salsa augustana. È bella questa espressione, no? Salsa augustana, per ora. Poi cercheremo di farla in salsa metropolitana se ci riusciremo, allargando cioè gli orizzonti. E allora con me c'è la signora Francesca De Nunzio, la voto Salerno, Nunzio Lorre, avete sentito prima l'autore di questo aforisma, che è una poesia in Ma sostanza, Davide scusa, Maria Carmelo Ortisi, ho detto Ortisi. tutti i nomi, il violinista di Mauro, che è un talento di Augusta, per questo nostro incontro settimanale, che speriamo possa continuare ancora fino a tutta l'estate. Questa sera io però chiederei, a parte no, di Mauro, di Ortisi, Ortisi, Sempre Ortisi, dici. Ortisi, Ortisi, Ortisi ancora sempre. sia Ortisi. No, io volevo parlare dell'etimologia. Sì, Ah, però aspetta, ma io sentite devo che disturbare Giorgio, ma tu hai sentito che ha detto perché se Ortisi? no me ne va. Io devo dis Topos, io Topos, Topos. Fescennini. Io mi sento ammitragliato. Topos, Fescennini, poi Tintinnio, di Rugiada. Io mi domandavo, ma giustamente, a parte anche la È vecchiaia, italiano, a parte anche la è vecchiaia, che Nuovo tu stai Hollywood. offendendo a me che hai una certa età, per non dire la cosa, rendo venerabile con la sua capigliatura bianca, bellissimo. A proposito, le hanno fatto una fotografia l'altro giorno, mentre lei era in processione al Venerdì Santo, e poi l'hanno messa in Facebook, come ho detto prima. Si chiama Facebook, Ah, Facebook. io quando sono fresco. No, Sentiva fisco, avvocato. e dovete vedere appunto l'avvocato di Salerno con questo suo mantello bellissimo, colorato, isolato però. La fotografia era carina perché lei era isolato, solo. Non era. Ma non è stato fuori. No, è stato fuori, no, ma comunque era fuori già in processione. E allora, Topos, Fescennini, Topos è scusi, facile, il luogo, Davide Maria lo sanno Gambero, sì, tutti. ma non è che tutti potevamo capire, i Fescennini poi. Fescennini è il Fescennini, poi, canto quindi agreste, Agreste, bucolico. vabbè, bucolico, bravo, ma andiamo a studiare antica però. Quindi, caro Davide Maria Carmelo, la prossima Sono volta per passato a favore, studiare. cerca di essere un po', anche perché qui abbiamo ospiti oggi un geometra, un commercialista, non possiamo fare noi perché Ah, no, beh, poi certo. vediamo se ce lo consentono, Pubblicità, i quali non hanno non possiamo studiato fare. né Plaudo, quindi Fescennini, No, eccetera, vabbè, eccetera, non lo sappiamo, Uveco, ma se Topos. qualcuno. È l'occasione giusta È l'occasione giusta, va per studiare, bene, quindi. d'accordo. D'accordo? Allora, siamo in trasmissione e abbiamo questa nostra simpaticissima ospite che è Francesca De Nunzio, l'abbiamo detto prima. La intervistiamo prima della Voto Salerno perché appunto, prima perché era un signorina, signora, signorina perché è anche giovanissima, si è sposata qualche anno fa, quindi ancora bella signora, perché poi è una nostra ospite in quanto abita a Reggio Emilia ed è una cosa curiosa la sua perché. Abitando a Reggio Emilia, avendo sposato un nostro concittadino di cognome Amara, ma è simpatico e dolce di fatto, credo almeno, poi per lei,
guarda caso, ha messo su lei, Francesco Amara, stando a Reggio Emilia, un gruppo in Facebook, appunto, Ofrisco, che è titolato Sedia Augusta, se, puntini, puntini, giusto? Dove, se non ho capito male, voi in sostanza, voi che siete lontani da Augusta, lui lontano, lei è sposata a lui, quindi lei è innamorata di Augusta tramite il marito, no? In qualche modo voi volete invitare la gente di Augusta a ritrovare le tradizioni di un tempo, e che abbiamo la Quota Salerno qui, che come diceva il nostro spettatore prima, è testimone vivente, storico, delle nostre tradizioni. Allora, quindi sei di Augusta sei, e questo è il senso, rinnovare le tradizioni, dare vitalità, ridare vitalità al centro storico di Augusta, per esempio? Beh sì, tutto è nato da un gioco, perché praticamente mio marito nostalgico ha creato questo gruppo per ricordarsi, cioè sì, mettere un po', ricordare queste tradizioni. E dopodiché praticamente abbiamo fatto amicizia con qualcuno del gruppo ed è nato... Che si era iscritto, cioè... Qualcuno sì, che stava qui sì, sì, sì. E si è iscritto, e che facciamo capire come funziona sì. Per chi non è vezzo. Beh, questo è un gruppo Facebook, quindi ognuno, chiunque si può iscrivere. E, quindi io mi posso iscrivere, Nunzio si può iscrivere, l'avvocato ormai queste cose non è, ha detto prima che non, gli ripugnano in fondo, queste cose meccaniche, il computer si confonde, va bene. Davide Maria Carmelo, si può iscrivere? Ho già iscritto. Ti puoi iscrivere. Il violinista, si può iscrivere? Certo, certo. Di Mauro certo. Si può iscrivere, ora siamo a posto. Il picciotto è giovane, appunto, un violinista. Quanti anni hai tu, tu che scrivi gli aforismi, quanti anni hai? Tanti, purtroppo. Ja, tanti, cioè, non, quanti li sono? Li porto bene. Li porti bene? Quanti li porti sono? Bene. Quanti sono? Sulle spalle, sono 36 candeline. Vabbè, ma ancora è giovane, giovane. Allora lei... È stracarico dei anni sì. E dopo i 40 dopo i 40 va bene, giusto, giusto, andiamo avanti. Oggi mi ha incontrato l'ingegnere Brusca, mi ha detto ciao ragazzo, ho detto senti Mimmo, io ho una certa età veramente, ma io ne ho 81 e quindi per me sei ancora un ragazzo, meno male. Quindi come vedete siamo no, in convenzione. 36 sono tanti, 36. Dopo dopo diventiamo più giovani. Più giovani, perché occorrono degli anni. Certo, giovani. Certo. Va bene, allora continuiamo questa ricostruzione della vostra iniziativa. Perché lo diciamo, chiedo scusa, perché sabato 27 aprile... Domenica 27. Ecco, chiedo scusa, domenica, deve esserci la patria per forza. Vabbè. Ecco perché ho un incontro con Antonio Conticello via Skype, a quanto pare sabato. Quindi domenica 27 aprile, in Piazza Duomo alle 18.30, siete tutti invitati, compreso Saro, compreso Iano, Cristina ci sarà e tutti gli altri che sono presenti qui. 18.30, domenica 27 aprile, cosa ci sarà in Piazza Duomo? Allora, praticamente ci sarà una festa che abbiamo ideato noi del gruppo. E mi preme ringraziare praticamente a tutti coloro che hanno partecipato prima, che vabbè, ho mio marito Francesco, abbiamo già detto, Barbara Di Granda, Carmelo Miano, Carmen Bonfiglio, Giuseppe Petracca, Vincenzo Di Grande e Massimiliano Scuderi. E anche Mariangela Scuderi. Sì, che è praticamente Mariangela Scuderi, infatti ci arrivavo adesso, ha partecipato con l'associazione Rina Gulina, culturale sì. Rina Gulina, esatto. È un'associazione, chiedo scusa, che è intitolata La Madre, Rina è scomparsa sì. Qualche anno addietro, i figli, appunto Massimiliano, Mariangela, Alessandro e Vittoria, hanno costituito un'associazione per ricordare la madre, sì. Con un premio che si rivolge ai bambini delle scuole esatto. Medie. E dopo c'è Antonella Morello, che ha partecipato con l'associazione, il Comitato Cittadino. E praticamente abbiamo ideato questa festa di presentazione del gruppo, praticamente ci sarà un po' di tutto, nel senso che ci sarà una mostra fotografica e una di foto di Augusta com'era. Foto di Augusta com'era. Com'era e com'è. Quindi farete un raffronto com'era e com'è. Ma adesso diciamo che ci saranno... Sì, allora una cosa del genere l'ha fatta anni fa lo scomparso...
Tullio Marconi con il direttore della Banca Popolare di Augusta, allora Banca Popolare di Augusta, Garcia, che pubblicò appunto un libro in cui ancora non so se ci sia qualche copia, non so se ci sia, forse in biblioteca civica, dove si vedono proprio le comparazioni, la foto di Augusta, gli angoli di Augusta esattamente accostati, però in un certo angolo antico ripreso a distanza di tanti anni. Adesso quando è uscito il libro, 30 anni fa uscì, mi pare, 69, qualcosa del genere. Augusta com'era e com'è, era così intitolato. Hanno delle vespe antiche, ci sarà la banda musicale che farà un suo intervento con il proprio stand anche, e ci sarà l'associazione Lilt, che siamo molto contenti che... La Lilt è l'associazione per la ricerca per la prevenzione dei tumori, esatto. Lega italiana, ecco, Lega avrà italiana. Anche loro avranno il loro stand e faranno prevenzione, daranno qualche informazione su questo, ecco. E poi insomma ci sarà tanto altro che è... Ma ecco, quello che dobbiamo ricordare, perché Mariangela Scuderi ha rifatto le riprese, sì. E poi il montaggio, la regia, in sostanza, sì, ci sarà un video, no? Esatto, lei si è occupata proprio di questo, di queste riprese, del montaggio e un video Happy Augusta, dove abbiamo messo un po' in risalto tutti i monumenti del paese, tutti ballando e... Ecco, quindi caro Di Mauro, adesso io lo inviterei a suonare Happy, sì. Happy Birthday, non per me, per loro, o no, si può fare Happy Birthday, una così improvvisata, o comunque be happy, perché ormai c'è questa, no? C'è la tendenza di fare Happy dappertutto, no? Sì. È vero o no? Sì, non è dei video. È una catena di Sant'Antonio. Sì, una catena. Possiamo fare qualcosa, una cosa, vediamo un po', sì. senza preparazione vera e propria, vediamo cosa viene fuori. E potremmo anche ballare qui, io inviterei, chi possiamo invitare a ballare qua sopra? Ma ballare tu, Giorgio, perché io faccio parte del video. Sì. Non si può, mi dice la nostra severa regista, in questo momento mi dice non si può per motivi vari di logistica, perché sennò cascamo dopo palcoscenico, ne facevo male. Non è possibile. Vogliamo fare qualcosa, se ce la facciamo, vediamo, cioè, una cosa così. La cosa che più mi fa pensare è quanto è giovane questo musicista.